Buonasera agli spettatori di Giulia Italia, benvenuti alla prima puntata del Corvo, un programma che non mancherà di tenervi inchiodati davanti al televisore perché vi racconteremo quello che non è stato mai del tutto in fino in fondo raccontato e che spiega perché sta accadendo che la nostra regione precipita in fondo alle classifiche per la povertà, per l'occupazione e purtroppo anche per la legalità. Stasera ci confronteremo su questo tema alla prima puntata del Corvo con Tonino Scala. Buonasera, il nostro Buonasera. primo ospite, lo ringraziamo di essere qui con noi. Tonino Scala, ex consigliere regionale di SEL, Sinistra Ecologia e Libertà, e attuale responsabile del Dipartimento Legalità a SEL, quindi ne sentiremo delle belle. E grazie al nostro direttore, il direttore di Giulia Italia, Giovanni De Cicco, un collega con il quale abbiamo messo su questo nuovo programma, grazie anche alla redazione giornalistica di Buonasera a Giulia e te, tanti. buonasera a tutti i telespettatori. E ai tanti colleghi che lavorano con noi al servizio dell'informazione per rendere, come sempre, come nello stile di questa emittente, un'informazione irriverente, nel senso di non soggetta ai poteri, ma anzi capace di sfidarli quando ci sono i documenti, quando c'è da spiegare ai cittadini quello che davvero sta accadendo, al di là degli interessi forti che condizionano troppo spesso altri mezzi di informazione. Prima di partire, perché questa puntata è interamente dedicata alla regione Campania e al dietro le quinte, a quello che hanno svelato le inchieste della magistratura, ma anche altro, e prima di partire ho l'obbligo di comunicarvi che noi abbiamo da tempo invitato il governatore della regione Campania, Stefano Caldoro, ad essere in studio con noi per essere intervistato dai nostri e da altri giornalisti, però finora non ha avuto la possibilità o l'intenzione di venire nei nostri studi e gli rinnoviamo l'invito perché l'invito resta sempre valido e sempre aperto anche per replicare o per dire quello che intende attraverso le nostre telecamere far conoscere ai cittadini della Campania che sono davvero diventati molto critici per la situazione in Campania e soprattutto per quella della comunicazione. Giovanni, lo stato della comunicazione pubblica, dell'informazione in Campania è davvero tra i più difficili d'Italia. Beh, è tra le più difficili in Italia perché hanno costruito in questi anni quello che io definisco il sistema Caldoro in questi anni una rete che lega la comunicazione alla spartizione di fondi pubblici poco trasparenti al punto che se parliamo dell'America's Cup, e questa è una cosa vergognosa, arrivano i fondi, vengono suddivise alle emittenti locali senza gara d'appalto. Giustamente chi opera nel settore dell'informazione cosa fa? Quindi ha un legittimo interesse e chiede alla regione di guardare, di visionare gli atti, un normale accesso agli atti previsto dalla legge. Beh, Caldoro, facendo una battuta, si è dimostrato un governatore trasparente, ossia è talmente trasparente che una trasparenza trasparente perché non esiste. Ha nascosto gli atti in un cassetto, tant'è vero che un'emittente televisiva del CAM ha fatto ricorso, ha presentato un ricorso al TAR alla giustizia amministrativa, ha avuto ragione finalmente, grazie alla giustizia amministrativa possiamo visionare gli atti sulla distribuzione di soldi pubblici che Caldoro ha nascosto. È una vergogna, così come stiamo lavorando ad un'altra inchiesta giornalistica che poi nelle prossime puntate presenteremo nei minimi dettagli. Parliamo di un'altra spartizione di soldi, diremo cifre e nomi, come diciamo nel nostro costume, di ben 500 milioni di euro. Quindi parliamo di cifre imponenti. E la cosa che, ecco, tu sei stata brillante nell'apertura perché hai legato questo sistema, anche nella spartizione di soldi, all'informazione. Ebbene, di fronte al fatto che la regione, che Caldoro, nasconda gli atti relativi alla spartizione di questi soldi, che cosa succede? Che le testate giornalistiche, ecco, al posto di, non vogliamo dare lezioni di giornalismo a nessuno, però nel caso specifico è evidente, al posto di chiedere trasparenza, al posto di, ecco, scatenare la caccia agli atti per capire perché Caldoro e la Regione stanno nascondendo queste cose,
carte, che cosa fanno? Cercano di intimidire, di attaccare chi queste carte le ha chieste. Se è reato in Campania anche chiedere di visionare degli atti dove c'è un interesse legittimo, atti che non erano stati concessi ad una normale richiesta alla regione, chiariamo bene, si è dovuti ricorrere al TAR, si è dovuti ricorrere al TAR perché non erano stati concessi dopo averli chiesti alla regione. E questa è la trasparenza di Caldoro, cioè nasconde gli atti nel cassetto. Il TAR è stato l'ultima spiaggia che fortunatamente ha dato ragione alle emittenti del CAM, e anche lì ne vedremo. E quindi anche l'atteggiamento dei giornali, no? Di chi poi intimidisce, certo, con articoli, lancia segnali pericolosi a chi chiede legalità, chiede trasparenza, chiede atti. Ecco, i corvi, diciamo, siamo noi, però a differenza di quello che ha scritto, mi piace fare i nomi, Il Mattino, siamo dei corvi, anzi siamo il corvo, che ci mette la faccia con nome e cognome, diciamo, siamo noi. Avviso aperto, e anzi potremmo dire te lo do io il corvo, perché vediamo chi sono i veri corvi e chi sono invece coloro che fanno denuncia in maniera trasparente, mettendo la firma sotto ogni servizio giornalistico, sotto ogni denuncia presentata in procura. Avete visto nella sigla anche il riferimento al film Il Corvo, film bellissimo, non si preoccupino tutti coloro che sono scaramantici, perché noi partiamo insieme a voi da questa premessa, quella che hanno scritto i camionisti sul retro dei loro mezzi. Quello che tu auguri a me, io lo auguro tre volte a te, quindi a coloro che vanno contro i cittadini, e ce ne sono tanti, è lì che casomai potranno rivolgersi i pensieri di tutte le persone che stanno soffrendo per la situazione che stasera raccontiamo. Ma tra gli scaramantici c'è Tonino Scala, tra gli scaramantici. Non è vero, ma ci credo però. Ecco, Tonino, ma la situazione legalità, informazione in Campania, alziamo un attimo il polso, poi andiamo a vedere nel primo servizio. La situazione è complessa non solo per quello che diceva Giovanni sulla vicenda dei contributi che vengono dati alle testate giornalistiche, alle televisioni, ma la vicenda è ancora più complessa, perché dietro i principali quotidiani campani ci sono una serie di imprenditori che hanno un nome e cognome che sono legati al Cemento SPA. Questo è chiaro. È avvenuto nella legislatura precedente, sta avvenendo in questa legislatura, e non a caso tutta la politica di Caldoro, tutta la politica del centrodestra in queste ore sembra, nonostante le inchieste, nonostante gli arresti, essersi riconsolidata intorno ad un tema: il piano paesaggistico campano. Sappiamo bene cosa dice l'articolo 15. L'articolo 15 dà l'opportunità di cambiare finalmente il PUT, il piano urbanistico territoriale della penisola sorrentina amalfitana, dà la possibilità di poter costruire nella zona degli scavi di Velia e, udite, dà l'opportunità di applicare il piano casa sul Vesuvio. Nel mentre gli scienziati da un lato ci dicono che il Vesuvio è il vulcano più pericoloso del mondo e che bisogna provare a capire in che modo si potrebbero andare a delocalizzare abitazioni, case e cittadini, ne diamo l'opportunità. E non c'è un giornale, se non quella poca stampa indipendente, che inizia a fare non le paginette, ma i paginoni, e a parlare di questa cosa. Perché? Perché dietro ogni giornale c'è un imprenditore che ha degli interessi concreti sul cemento, e quella può essere realmente la colata di cemento che potrebbe distruggere definitivamente il nostro territorio. I cittadini ormai di questo sono ben consapevoli, per questo anche attraverso il web, attraverso la TV, qualche giornale cercano spazi di indipendenza per formarsi un'opinione e poter esercitare poi correttamente i loro diritti di cittadini, a cominciare da quello del voto. Ma entriamo proprio nel vivo, perché in mezzo a tutta questa situazione, in mezzo al mare di situazioni che abbiamo appena tratteggiato, c'è stato un evento che per 2 anni ha sconquassato la città senza portare un euro nelle tasche dei cittadini, perché così è, noi abbiamo pagato per 2 edizioni di Coppa America senza avere un ritorno. L'unica certificazione ufficiale, che dopo le polemiche venne
fatta dagli organizzatori per dare un minimo di contentino ai cittadini e mostrare che c'erano stati i ritorni economici, fu affidata a uno degli sponsor di Coppa America, la Deloitte. Quindi voglio immaginare, noi diciamo a Napoli acquaiolo come l'acqua fresca, nemmeno la neve è così fresca. Vediamo in questo servizio. Denunce arrivate anche in Europa, dossier indirizzati al commissario europeo per le politiche regionali Johannes Hahn, colui che ad agosto scorso bacchettò la campagna per aver gestito in maniera pessima i fondi europei destinati alla Coppa America. Sono i dettagliati esposti del coordinamento autonomo multimediale, associazione di categoria, costituita dalle principali emittenti televisive locali campane che in questi anni hanno sollecitato le indagini della magistratura sull'anomala gestione dell'America's Cup a Napoli. 12 milioni di euro che avrebbero dovuto creare un ritorno economico, soprattutto sviluppo occupazionale. Dimostrano il contrario le manifestazioni che caratterizzano la città di Napoli, proprio durante lo svolgimento delle regate. Le proteste di imprenditori al collasso, per nulla consapevoli del ritorno economico che avrebbe dovuto comportare l'arrivo degli americani. Per non parlare del profilo ambientale, ovvero le famose scogliere costruite in fretta per l'evento e poi rimosse. E non finisce qui. Quello che emerge sul fronte della comunicazione è ancora più scandaloso. Partiamo dall'anno 2012. Durante la prima edizione di Coppa America, ad aggiudicarsi l'appalto per la comunicazione dell'evento è la Jumbo, per un totale di 3.220.000 euro di fondi pubblici. La Jumbo a sua volta affida, senza gara, l'appalto a quattro emittenti locali, Canale 21, Canale 9, Canale 8 e Televomero. Dunque, i fondi che secondo l'Europa avrebbero dovuto rappresentare un volano occupazionale per il settore editoria ormai fortemente in crisi, restano relegati a sole quattro emittenti, senza una regolare gara. Emittenti che tra l'altro hanno eluso i dettami europei perché a novembre dello stesso anno hanno annunciato la cassa integrazione per circa 100 dipendenti. Anno 2013, stessa storia. Il bando per la comunicazione dell'America's Cup questa volta prevede 800.000 euro, ma la procedura di spartizione è sempre la stessa. La torta questa volta viene vinta da Media Age, che la divide nuovamente alle emittenti del consorzio Canale 21, Canale 9, Canale 8 e Televomero, le quali non solo hanno i dipendenti in cassa integrazione, ma solidarizzano il proprio rapporto con la realizzazione del talk elettorale a reti unificate, condotto da Alessandro Cecchi Paone e frequentato spesso dal governatore Stefano Caldoro. Di fronte a questi evidenti fatti, il CAM ha scritto, tra gli altri, alla Regione Campania, effettuando una richiesta di accesso agli atti, come prevede la legge, in relazione agli appalti per la comunicazione dell'America's Cup. La risposta è arrivata direttamente dal TAR Campania, al quale ha fatto ricorso una delle emittenti del CAM per l'accesso negato. Il risultato? La Regione Campania è obbligata a rendere noti tutti gli atti relativi ai fondi per la comunicazione. E questo solo sul versante Coppa America. Sta per arrivare un altro grosso macigno sull'amministrazione regionale guidata da Stefano Caldoro, altri 500 milioni di euro destinati alla comunicazione, divisi a tavolino, senza coinvolgere le emittenti locali, neanche quelle che hanno promosso l'organizzazione di tavoli per l'editoria, alla luce della grossa crisi che il comparto sta vivendo. Tonino Scala, è chiaro che ogni
politico molto esposto per la sua posizione cerca di avere buona stampa, questo è legittimo e normale. Qui però mi pare che siamo andati un po' oltre a questi fondi per la comunicazione di Coppa America, l'altro bando o non bando, questa attribuzione addirittura da 500 milioni di cui accennava prima De Cicco. Poi c'è il caso di Digit Campania, cioè il monopolizzare tutti i fondi destinati alla comunicazione per la comunicazione interna, però quelli sono fondi pubblici destinati allo sviluppo della comunicazione in tutta la Campania. Perché questo non succede? C'è un modo, almeno negli ultimi anni, di acquistare materialmente la stampa. Io però ci terrei a precisare una cosa, perché molte volte quando noi parliamo di Coppa America dobbiamo dire con chiarezza che quella non è stata Coppa America, è stato un evento collegato a quello che poi era la Coppa America, quindi realmente per allenamenti. Per un evento minore è stato gettato un bel po' di denaro che poteva servire ad altro, vista l'incapacità di Caldoro di gestire sanità, trasporti, e potrei continuare all'infinito. Il tema dell'informazione c'è, il problema è che negli ultimi anni l'informazione è riuscita a far salire sul podio Caldoro, perché poi questo lo dobbiamo dire, Caldoro secondo le statistiche... Quali statistiche? Diciamo pure data media, perché... Data media, sì, ecco. È fuori dubbio. Secondo data media Caldoro è sul podio, è tra i tre governatori, tra virgolette, più seguiti, più amati dagli italiani, dell'universo. Probabilmente diciamo che il sondaggio è stato fatto tra i dipendenti di data media sì. Che percepiscono... forse anche tra le segreterie soldi dalla politiche. Regione, le segreterie, non nemmeno, non tanto, perché anche nel centrodestra si lamentano di Caldoro, oppure tra gli editori di quegli emittenti che senza una gara d'appalto hanno usufruito di quei soldi. Quindi se facciamo un sondaggio ristretto tra queste persone, sicuramente Caldoro è il governatore più amato. Che mentre da un lato si elargiscono fondi così a pioggia ad emittenti senza un bando pubblico, dall'alto però si fanno fallire partecipate, ci sono lavoratori che non percepiscono stipendi da 18 mesi in Regione Campania, delle partecipate che comunque servivano soprattutto alle bonifiche Astir, in un territorio parliamo come, del caso Astir. Come il nostro, non si è mai riuscito a far decollare l'Astir che sulla carta doveva aiutare a provare nella terra dei fuochi a mettere finalmente mano. Nel frattempo si va a smantellare il sistema dei trasporti, ci sono zone dove non arrivano più pullman, penso al Faito che noi tutti ricordiamo con i romanzi di Attilio Veraldi. Il Faito oramai è una montagna dove non arriva più totalmente la funivia abbandonata. E non arriva più la sita, per non parlare poi dello sfascio della Circumvesuviana, e potremo continuare all'infinito. Il tema vero è che si è utilizzato una sorta di arma di distruzione, arma di distrazione di massa. Da un lato si davano finanziamenti agli amici per valorizzare un lavoro che non c'era, e dall'altro si smantellava la Regione Campania. Questo è bene che i cittadini campani inizino realmente a comprenderlo. Non pensate che sia soltanto un antagonista politico, perché a dichiarare queste cose, in quanto in consiglio regionale sono rappresentate altre forze, ma c'è stato probabilmente quel consociativismo che ha impedito poi di frenare certe battaglie. Io da Giovanni vorrei un commento su una slide particolare, perché la Regione Campania, oltre a tutto questo, questa è una chicca, ha finanziato anche il boss delle cerimonie. Se la regia ci manda questa slide e la vediamo, questi sono i fondi per lo sviluppo europeo, il programma FSE, quindi destinati allo sviluppo delle imprese campane. Vedete che nel 2013 77.000 euro sono andate alla Sonrisa Spa, che è quella località divenuta ormai, secondo me, tristemente famosa su Real Time per il programma Kitsch, il boss delle cerimonie, che non ha certo fatto bene all'immagine dei napoletani nel mondo. Credo abbiamo ancora
un'altra slide con i protagonisti, perché è veramente strano che tra tante imprese, insomma, siano arrivati per il 2013 questi 77.000 euro proprio alla chiacchieratissima azienda del boss delle cerimonie, Giovanni. Ecco Rita, è imbarazzante commentare, diciamo, questa notizia che in maniera puntuale, dettagliata, precisa, è stata scovata, diciamo, dalla Voce. E la cosa strana, che ecco, è una domanda che ripeto da quando ho letto questo scoop sul tuo giornale, è allucinante. La stampa napoletana, dove torniamo sempre al punto di partenza, cioè i fondi per lo sviluppo, soldi che diamo al boss delle cerimonie, alla Sorrisa, e nessun giornale si indigna. Va bene, non l'hanno visto, l'avete scovato, lo tiriamo fuori, la notizia c'è, ne parliamo qua stasera e basta. Cioè, i giornali napoletani non ne parlano, le emittenti napoletani non ne parlano, anche su web i siti vicini al governatore non ne parlano. Dico io, è imbarazzante, anche perché, diciamo, io vorrei porre su questi argomenti delle domande a Stefano Caldoro. Caro governatore, ti invitiamo, cioè hai ricevuto anche un fax dalla redazione per questa trasmissione, è brutto fare la caccia al coniglio, non voglio fare la caccia al coniglio, però è evidente che i cittadini vogliono sapere, anche io la necessità, al di là di commentare quello che ormai è evidente, perché questa è una notizia che si commenta da sola, non ci sono parole per giustificare, ecco, un atto del genere, mi fermo qui per evitare querele, ma aspetto il governatore in studio. Qui ci sono degli atti e ci sono degli interrogativi, ci sono delle domande che aspettano delle risposte, perché il governatore scappa dal Consiglio regionale perché non ha una maggioranza, scappa, diciamo, ecco, da chi, dai giornalisti che pongono delle domande, tra un anno si vota, se deciderà di ricandidarsi, quindi di non scappare anche dopo 5 anni di disastri, e quindi di non scappare di fronte a quello che sarà il giudizio del popolo, non capisco perché, ecco, continua questo coniglietto che continua a scappare, è davvero imbarazzante. E vedremo, diciamo, anche tra un anno a che punto saranno le inchieste della magistratura, perché nel prossimo servizio noi riepiloghiamo un po' il quadro giudiziario della Regione Campania, guida Stefano Caldoro, sono parecchi i capitoli aperti, l'ultimo, il più recente, che ha fatto scalpore, le perquisizioni della Guardia di Finanza negli uffici del suo braccio destro, Sandro Sant'Angelo, che occupa una posizione di vertice proprio nel gabinetto del Presidente alla Regione, con ipotesi gravi di truffa e riciclaggio. Naturalmente noi siamo per la presunzione di innocenza, così come sulla Sorrisa va detto che probabilmente in quanto tale la Sorrisa SPA con un atto regolare ha attinto a quei fondi, però c'è tanto personale di riferimento alla Regione, quindi dare un'occhiata a questa società e soprattutto ai suoi proprietari, ai loro trascorsi giudiziari, probabilmente sarebbe stato maggiormente rispettoso dei tanti cittadini che da quei fondi, da quelle provvidenze sono stati esclusi, hanno dovuto chiudere le loro imprese, e magari qualcuno ha fatto la stessa tragica fine di Eddy che abbiamo tutti nel cuore. Direi allora, prima di andare avanti, vediamo il servizio che fa il punto sui procedimenti giudiziari aperti e su perché un governatore di una regione ancora più importante della Campania per molto meno si è dimessa decidendolo da sola. Vediamo. C'è anche un kit per l'intimo nelle spese pazze del Consiglio regionale della Campania, forse per una notte d'amore per qualche consigliere indagato, tanto si sa al centro direzionale c'è poco da fare, ma c'è tanto tempo per sprecare il denaro pubblico. È l'ultimo problema che si trova ad affrontare il governatore Stefano Caldoro, che dopo 4 anni di scandali e di inchieste ancora non si sente imbarazzato e ancora non pensa alle dimissioni. Non si indigna il governatore Caldoro di fronte ai 51 avvisi notificati ai suoi consiglieri regionali, non si indigna
indigna dinanzi alle spese pazze per tinture per capelli, pasticcini, occhiali, cravatte, farmaci e vestiti. E non si era scandalizzato neanche di fronte ad altre vicende, come quella del 2011, quando venne arrestato il consigliere Enrico Fabbozzi con l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa. Oppure quando il 17 febbraio scorso venne arrestato proprio il suo braccio destro, il socialista Gennaro Salvatore, che nell'ambito dell'inchiesta sui facili rimborsi avrebbe usato i soldi pubblici per spese personali. E se gli arresti non fanno impressione al governatore Stefano Caldoro, figuriamoci le semplici indagini. L'ultima, quella che vede coinvolto il suo fedelissimo segretario Sandro Sant'Angelo nell'operazione Stratega, fondata nel 2009 dall'amico d'infanzia del governatore. Sandro Sant'Angelo è stato amministratore di Stratega fino al 2010, quando il timone passa a Giuseppe Airiola, socialista e collaboratore del giornale Socialista Lab, l'altro calderone di sperpero di fondi pubblici. Ed è proprio Stratega, una delle società che dall'interno del distretto aerospaziale campano si troverà a gestire 145 milioni di euro. No, nessuno scandalo per il governatore, che tiene duro di più rispetto ad altri colleghi. Comunicare anche a loro la mia decisione irrevocabile di dimettermi da presidente della Regione Lazio. Renata Polverini si è dimessa quando ha saputo dell'uso improprio che il Consiglio regionale del Lazio faceva dei fondi pubblici. Quanti altri scandali, inchieste o arresti dovranno scattare per avere le dimissioni del governatore Stefano Caldoro? Non può piovere per sempre. Ecco, staremo a vedere, adesso parliamo di questo aspetto più strettamente giudiziario. Sul piano politico voglio anche ricordare, abbiamo delle immagini su questo, delle slide, che quando nel 2010 il governatore Caldoro fu eletto, trovò già pronto un apparato elettorale del partito, del PDL che lo sosteneva, ebbe l'appoggio di due persone dalle quali oggi preferirebbe non ricordare questo appoggio. Uno era Sergio De Gregorio, che espresse apertamente sui siti, allora Sergio De Gregorio era ancora in auge, non era il pentito del caso Berlusconi, l'uomo che si vendica per non essere stato ricandidato, eccetera. E anche dello stesso Nicola Cosentino, abbiamo una sequenza proprio che mostra durante le ultime fasi della campagna elettorale, benché ci fosse stato poi lo scontro precedente, quelle manovre dell'inchiesta P3 sulle quali ancora non è stata fatta chiarezza definitiva, ma sicuramente questi patronage politici al momento dell'elezione per sostenere il PDL ci furono e credo che non vadano dimenticati, Tonino. Io non sono, ad essere sincero, chi mi conosce lo sa, per la via giudiziaria al socialismo. Ritengo sempre che la magistratura debba fare il proprio corso e che un avviso di garanzia non è condanna, però il troppo è troppo. Realmente si è andato oltre, perché nel servizio si parlava solo ed esclusivamente di alcuni arresti, ma ne sono stati così tanti nell'arco degli ultimi 5 anni che nemmeno più li ricordiamo, perché ricordo ai telespettatori che c'è una legge particolare: nel momento in cui un consigliere regionale è arrestato, il consigliere va in carcere ma subentra un altro consiglio, non è come il consiglio comunale, c'è la sospensione e quel consigliere riceve il 50% dell'indennità e poi noi continuiamo a pagare uno stipendio intero al consigliere che subentra. In più, quindi c'è un aumento. Stipendi che sono da quanto? Ricordiamolo. Adesso lo stipendio dovrebbe essere intorno ai 7.000 euro, se non vado errato, netti, perché c'è stato una. No, dovrebbero essere netti, perché c'è stata una riduzione. Quindi al cittadino costa 14.000. Costa 14. Sì, no, 14, costa 7 più 3 è 5. Sì. Più o meno lo stipendio dovrebbe essere questo in questo momento, perché c'è stata una riduzione nel corso di questi anni. Mentre c'è tutto ma il problema, il tema però qual è? Il tema non è c'è anche l'indotto.
l'indotto. Il tema è come si spende l'indotto. Bravo. Perché a mio avviso, a mio avviso, io sono stato consigliere regionale, io per i fondi dei portaborse avevo due collaboratori. Con i soldi che mi dava la regione, io quei collaboratori non riuscivo a pagarli, ci mettevo di tasca mia altri soldi. Perché? Perché se tu prendi un collaboratore, la prima cosa che devi fare, gli devi fare un contratto regolare. Se tu paghi un contratto regolare, non riesci a coprire tutte le spese. Taluni quei soldi li prendono e li mettono nelle tasche. Questa è la cosa ignobile, perché poi se facciamo il tale qualismo non diamo un buon servizio alla collettività. Così come l'inchiesta sui fondi. Dipende da come sono stati spesi i fondi, perché non tutti i consiglieri si trovano nell'inchiesta, perché se tu quei fondi li spendi 13 per... mi pare che sono stati prosciolti. Se tu quei fondi li spendi per fare dei manifesti, per fare attività, tu hai speso bene quei fondi. Il tema vero invece è capire il perché all'interno delle fatture ci siano altre cose. Posso dire la mia? Penso perché i consiglieri regionali abbiano commesso una serie di leggerezze anche nel presentare quegli scritti. Perché, poi perché la cosa... c'è stata in effetti dopo il caso Fiorito si sono resi conto che non potevano farlo, mentre prima allegramente... Non è la vicenda allegramente, il tema è che fino a un anno fa, se non vado errato, non c'era una legge che regolamentava. Perché tu fino a un anno fa, con i fondi del gruppo, avevi direttamente ogni mese sul conto corrente del tuo gruppo consiliare determinati fondi. E tu non dovevi rendicontare, perché c'era l'ufficio status dei consiglieri che diceva no, sono dei fondi che spettano al gruppo. Quindi Fiorito poi faceva gruppo... bene ad abusare. No, non sto dicendo questo, sto dicendo com'era la legge regionale, perché c'è con la modifica del titolo quinto della Costituzione, ogni regione ha una propria legge. Fa il suo regolamento. La legge regionale in Campania diceva questo, quindi era a discrezione dei gruppi consiliari spendere i soldi in un determinato modo con un regolamento. Il tema vero è che sono stati spesi in malo modo per cose a dir poco assurde, ignobili, che dovrebbero far vergognare coloro i quali fanno attività politica e mettono tra gli scontrini la biancheria intima. Diciamo, ecco, dello scontrino, della questione specifica, il problema in regione è molto più ampio, perché uno come te, che è abituato a ragionare di politica, se lasciamo un attimo le inchieste, ragioniamo di politica, ci troviamo con una giunta senza maggioranza. Da mesi il consiglio regionale va deserto, le sedute si sospendono perché Caldoro non ha più una maggioranza, è stato abbandonato da determinati settori del centrodestra, c'è una giunta delegittimata, non si riesce a decidere, quindi sul piano politico immobilismo e fallimento totale. Non solo immobilismo, scusa se mi permetto di interromperti, immobilismo e ricatto. Noi non dobbiamo dimenticare ciò che è accaduto proprio pochi giorni fa in consiglio regionale. Si riesce addirittura, per il ricatto di una forza politica, ad eleggere il presidente del Corecom di minoranza. Questi dovrebbero andare a casa per manifesta incapacità. Non hanno più una minoranza e c'è un partito politico. Non hanno più una maggioranza e c'è un partito politico, quello di Nicola Cosentino, che proprio in questi giorni insieme ai suoi fratelli è stato arrestato per l'ennesima volta, che ricatta quotidianamente il presidente Caldoro. Allora, al di là della vicenda delle inchieste, qui c'è una dignità da parte del presidente, perché dobbiamo comprendere una cosa, che la regione Campania è il 56% del PIL della regione. Se si blocca la regione Campania, tu hai bloccato la regione. E in questi anni è accaduto questo: da un lato si è predicato l'austerity, che valeva per i cittadini, per i lavoratori, per chi era nelle partecipate. Dall'altro invece si elargivano contributi così a pioggia agli amici per far parlare in un certo modo di questo governo. Dall'altro si sprecavano fondi in un altro modo. Allora bisogna andare a casa per provare a ridare una nuova speranza a questo popolo affamato. Io parlavo di sistema Caldoro, perché ecco, anche le immagini parlano di Cosentino e Caldoro, ma non dimentichiamo che, diciamo, io ho celebrato, anche se pur in chiave satirica, il matrimonio, il nuovo matrimonio tra Caldoro e Luigi Cesaro. Cioè, ricordiamolo, Caldoro è arrivato in Campania con quell'aria da buonista, da moralizzatore. Poi analizziamo, dopo 4 anni, facciamo il bilancio complessivo, dicevo, al di là delle tematiche specifiche, e mi ritrovo
circa 15 arresti, perché c'è Fabozzi, c'è Massimo Iannicello, cioè ce n'è davvero per tutti i colori. Abbiamo un governatore, tutti quelli del partito del governatore. No, ma io dicevo, queste sono le cose visibili. Un governatore, il braccio destro Gennaro Salvatore agli arresti domiciliari, il braccio sinistro, il capo staff Sant'Angelo sotto inchiesta in una storia che riguarda la compravendita di un immobile, dove c'entra la moglie di Caldoro, dove Caldoro si difende e dice: volevo fare, ho fatto un regalo a mia figlia. Per carità, siamo garantisti, però il sistema, al di là di quello che tutti hanno raccontato, cioè, si è esteso in tutti i ruoli del palazzo. In Campania non si è scandalizzato nessuno, abbiamo avuto per mesi come portavoce del presidente Romano, hanno licenziato un giornalista che era nel palazzo da 20 anni per nominare portavoce, indovinate chi? La moglie di Massimo Grimaldi. Per carità, nulla da dire sulla professionalità, non sono io a dare giudizi. Diciamo chi è Grimaldi, così... Cioè, è un consigliere regionale del nuovo Partito Socialista, dove si è sposato con Alessandra Cappabianca, testimone di nozze Paolo Romano e Stefano Caldoro. Cosa succede dopo il matrimonio? La moglie del consigliere regionale, nominata con uno stipendio d'oro, ecco, come portavoce di Paolo Romano. È assurdo, è inconcepibile. Il figlio di Gennaro Salvatore... Ripeto, nulla sulla professionalità, presidente del forum giovanile della Regione Campania. Nello Polese, amico di Caldoro, incarico in Regione Campania. Il figlio di Nello Polese, amico di Caldoro, di famiglia di Caldoro, socialista storico. Socialisti proprio nel nuovo PSI ricoprono incarichi. Un incarico in Regione Campania. Insomma, cioè, il sistema Caldoro, parliamo della Disu della Partenope, Maurizio Zuccaro, il papà di Zuccaro, lo stesso Zuccaro, sono amici storici della famiglia Caldoro, socialisti della Prima Repubblica, amici del papà di Caldoro. Cioè, questo è il sistema Caldoro, che poi Caldoro cosa fa? Anche sulla Disu alla Partenope, dopo aver nominato Zuccaro, arriva la procura che mette in evidenza molte anomalie, addirittura illegalità. Caldoro come si difende? Fa una delibera di giunta, chiede dei chiarimenti a Zuccaro, dice: se non mi dai dei chiarimenti ti caccio via, e contesta all'operato parlando di illegalità. Scusa, lo hai nominato tu, ma se ha commesso delle illegalità, Zuccaro renderà conto alla procura su eventuale illegalità commesse, ma politicamente il responsabile al vertice del sistema, con questo sistema c'è Stefano Caldoro. Cioè, c'è poco ma da al fare. Di là delle vicende giudiziarie c'è anche il dato politico, perché poi non basta solo ed esclusivamente il lato giudiziario e la questione morale, che bene hai esplicitato con il tuo intervento, c'è tutto il lato politico. Guardate, noi avevamo un sistema dei trasporti che era forse l'unico sistema, l'unico fiore all'occhiello dei governi di centrosinistra nel corso degli ultimi 15 anni. È riuscito a smantellare tutto, a partire dall'EAV, fino ad arrivare alla vicenda della Circumvesuviana, per poi continuare. Ecco, qual è la cosa? Il perché è accaduto questo? Non per una vicenda di austerity, perché anche lì c'è un altro disegno criminale, quello di prendere i trasporti pubblici e di venderli, sottovenderli agli amici. Quello è il proprio problema. Questa è la cosa fondamentale. C'è la vicenda della sanità, che non dobbiamo mai dimenticare. Il doppio ticket per i cittadini, lo smantellamento delle strutture sanitarie, c'è il tema delle partecipate, ci sono aziende con decine e decine di dipendenti che sono in strada, mentre invece quelle aziende dovevano essere viste come una ricchezza per la regione, perché se c'erano stati dei problemi per cui quei lavoratori non lavoravano, bisognava provare a metterli a lavorare, non mandarli in mezzo ad una strada. Allora, ammesso che non c'è la questione morale, di politica, ma c'è quest'altra vicenda che è immorale, deve andare a casa per manifesta incapacità. Bisogna tornare subito al voto e ridare una speranza ai cittadini della regione Campania. Giovanni, così andiamo a concludere. No, a concludere dicevo, se non parlassimo di politica, ma ad inizio trasmissione avremmo dato dei numeri, circa 15 arresti, 52 indagati, avremmo enunciato i reati contestati. Beh, penso che la prima idea del telespettatore, cioè, sarebbe stata questa: Rita Pennarola, Tonino Scala e Giovanni De Cicco sono in studio perché stanno parlando di un clan della Camorra. Cioè, questa, se poi dopo avrebbero capito che stavamo parlando in realtà, così come abbiamo fatto, della Regione Campania. Allora, di fronte a questa vergogna, cioè, io dico, Caldoro, quando si dimette? Punto di domanda. E io prima di chiudere voglio rivolgere un messaggio a chi ci ha seguito in questa prima puntata del Corvo e a chi
Speriamo ci seguirà ancora. Non tutto è perduto. So di tanti telespettatori che dopo aver seguito le inchieste di Julie, ma anche quelle di Report, delle trasmissioni Rai che mettono a nudo il potere in tutte le sue vergogne a danno della povera gente e del cittadino onesto, si sentono sfiduciati, dicono tanto non possiamo fare niente. Non è vero. Ci sono molti nelle redazioni che lottano, che pagano dei prezzi alti nella nostra, ma anche in altre, se parliamo ad esempio di Report o di qualche altro programma. Ci sono giornalisti che vanno e svergognano con i documenti alla mano, mai per sentito dire, con i documenti. E quindi lavoriamo tutti insieme dalla parte dei cittadini per cambiare le cose. Ci serve il sostegno che tanti telespettatori, lettori della Voce ci stanno dando. Mandano notizie, mandano informazioni, aprono i sigilli che il potere ha messo sulla loro e sulla nostra vita. Quello che proveremo a fare qui, grazie anche al nostro direttore Giovanni De Cicco, grazie mille al nostro battagliere ospite Tonino Scala, a tutti voi che siete stati stasera qui con noi. Ricordo che i programmi di Julie Italia si possono seguire anche sul sito www.julienews.it, come sempre il web in ogni parte del mondo. Noi torniamo con il Corvo e ne vedremo ancora delle belle. Arrivederci.